Grazie Vice Ministra. Darei la parola a Raffaele Bruno, l'onorevole Raffaele Bruno, perché intanto ci ha dato una grossa mano anche per organizzare questo incontro e poi è un fratello evangelico, quindi voleva dire giustamente due parole, perché noi affrontiamo il tema dei corridoi umanitari e su questo ci concentriamo, ma alle spalle abbiamo una tragedia che è solo quella di ieri, con donne morte, bambini, insomma, quindi il corridoio umanitario non è solo una proposta, ma è un'alternativa importante per salvare vite. Sì, brevemente, solo per dire che è rincuorante, è bello vedere cosa succede quando la società si fa comunità. E la società, intendo, che può essere una nazione, può essere un continente, ma può essere anche il mondo intero, che davanti alla visione di una persona, di un cittadino, di un uomo in difficoltà, scatta in piedi, diventa prioritario fare qualcosa per tendere una mano. Quindi ognuno, nel ruolo che riveste, mette da parte altre cose che diventano secondarie, perché dice: questa è la nostra vocazione, questo dobbiamo fare. Tutto questo parte dalla compassione, dalla solidarietà, che sono cose che ci connettono al nostro, al senso profondo dell'essere umani, nel vedere nell'altro semplicemente me stesso, cioè l'altro che viene da un continente in difficoltà, o che vive un periodo di malattia, o che vive in galera, o che vive per strada, potrei semplicemente essere io, se la mia vita avesse preso un'altra strada, un altro giro di giostra. Ora, se a voi va bene, visto che abbiamo parlato all'inizio, che ha detto il pastore, quando accogli una persona puoi trovare la sorpresa che quello non è una persona, è un angelo. In realtà la Bibbia ti spinge oltre. Quindi quando arriva un altro, chiunque altro, è un momento di grande attenzione, perché può accadere ancora un'altra cosa. Allora devo leggere questo passo molto breve, che Gesù che parla e dice: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, io ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. E allora gli risponderanno: Signore, ma quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assatato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? In verità io vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, le avete fatte a me. Grazie onorevole Bruno, io chiamerei anche